Sì, sicuramente dei margini di miglioramento ancora importanti. Io, Manuel, all'epoca ero sia l'allenatore della Primavera che il responsabile del settore giovanile, quindi avevo il doppio ruolo. Quindi l'ho preso dal Sanza, una società di Roma, e quando arrivò da noi arrivò da centrocampista all'epoca, appena arrivato. Qualche mese così di conoscenza e di allenamento l'ho spostato sulla fascia destra, dove secondo me può essere sia un esterno basso, medio, può coprire tranquillamente. Quindi diciamo che lui ha fatto tutta la trafila da noi, anche nelle finali per accedere alla Primavera 1 a Ferrara contro la Spal, gli fu annullato un gol regolare che probabilmente ci avrebbe proiettato in Primavera 1 in quell'anno, tanto per così snocciolare qualche ricordo anche bello. Per noi è sicuramente un calciatore importante, di personalità, di gamba e con margini di miglioramento. Ci sono i ragazzi che crescono magari man mano e all'età di 23 anni, 24 anni ormai si vede il calciatore finito. Quindi è arrivato il momento di Manuel, che è un ragazzo importante e che alla luce delle caratteristiche e delle qualità che ha, a mio modo di vedere, può nel giro di un paio d'anni salire di categoria. E poi da lì ho avuto tanti esempi nella mia vita sportiva di ragazzi, da Oddo al Grosso, ad Aversa, a Terra, piuttosto che a Luigi, ma ne potrei snocciolare sicuramente tantissimi che adesso dimentico, che senza aver partecipato alle nazionali giovanili under 17, under 16, under 15 e senza magari partire da grandissimi club di settore giovanile, parlo di Inter, Milan, Juventus, poi pian piano si sono fatti strada nella C, poi si sono fatti, basta guardare Di Lorenzo, ecco l'esempio più eclatante, e poi magari se la sono fatti in B e poi se la faranno in A. Enrique Nemanuel credo abbia queste caratteristiche, laddove ha voglia ancora, la stessa fame e la stessa voglia che aveva quando era d'asco. Diverse volte a giocare sia allo Stadio Nuovo sia in altri campi, quindi è una società che mi crea simpatia. Ecco.